cortometraggio Invisible Black. Parliamo di questo cortometraggio. È un cortometraggio che nasce per sviluppare il tema di una patologia che si chiama endometriosi. Nasce. Abbiamo qualcosa, ecco, da sì. Possiamo vedere il. Sì, sì, certamente. Perfetto. Poi. Ah no, se c'è. Sì, una versione un po' più cattiva. Quello è Emilio. Sì, tra gli attori c'è anche Emilio, Amerigo Bugioni. A fianco a me è il regista. Diciamo che come avete potuto vedere non si mostra la malattia, ma si mostra un viaggio onirico relativamente alla sofferenza che prova una persona affetta da questa patologia nelle varie stadiazioni. Quattro sono esattamente gli stadi, per ognuna di esse abbiamo scelto metaforicamente, oniricamente, un mostro diverso da dover sconfiggere. Ci auspichiamo con questo prodotto di parlare il più possibile di questa malattia che non è rara ma bensì poco nota, della quale purtroppo le pazienti affette dalla stessa non trovano il riconoscimento dei propri diritti pur essendo una malattia cronica e invalidante. Quando si può vedere il cortometraggio? Il cortometraggio lo trovate sul canale YouTube, aperto ovviamente alla visione pubblica, sul mio sito Isabel Sardu, oppure anche del regista Amerigo Pineri. Ringraziamo Isabel Sardu, grazie. Amerigo Pineri e Emilio Puggioni. Noi adesso andiamo.